Il dado è tratto, la Campania vuole tornare protagonista sulla scena politica nazionale. A 4 anni dalla grande delusione di Bellaria, il comitato regionale della FIPAV Campania ha scoperto le proprie carte in vista della 44esima assemblea nazionale in programma i prossimi 25 e 26 febbraio. In campo con Bruno Cattaneo presidente e Guido Pasciari consigliere federale. Questo il risultato di mesi di consultazioni e riunioni, poi sfociate nell'ok definitivo di consulta dei presidenti provinciali e consiglio regionale. Compattezza e condivisione di intenti sono state le parole chiave che hanno portato la Campania all'interno della corrente politica del rinnovamento federale, che poggerà sul solido e solito asse politico Campania-Puglia e sull'esperienza e la lungimiranza politica del politico campano per eccellenza Guido Pasciari. Crediamo, abbiamo creduto insieme al presidente Boccia, al consiglio regionale, alla consulta dei presidenti che la nostra regione abbia diritto a rientrare nelle stanze che contano. Proviamo questa nuova avventura in un momento storico particolare della pallavolo italiana, perché dopo quasi 20 anni si ritornerà ad una assemblea in cui ci saranno due candidature alla presidenza, quindi ci saranno due schieramenti, uno con il presidente attuale Carlo Magri, che regge le sorti della federazione da oltre 20 anni, ed un altro schieramento che appoggerà Bruno Cattaneo, già consigliere federale, che è appoggiato da uno schieramento appunto che proverà a dare un rinnovamento a questa federazione, anche se potrebbe apparire un rinnovamento nella continuità, come si dice un po' in gergo politico, ma sicuramente i programmi di questo schieramento capeggiato da Bruno Cattaneo sono tendenti a provare a rinnovare questa federazione, dando soprattutto spazio a quella che è la base della federazione, alle società che non possono più essere chiamate soltanto ogni 4 anni per la competizione elettorale, ma che devono vivere in prima persona la vita federale. Impiantistica, eventi, qualificazione di dirigenti, tecnici ed atleti e soprattutto comunicazione. Questi capisaldi di un programma presentato nei giorni scorsi dal candidato presidente Bruno Cattaneo ed ora proposto sul territorio da chi ha deciso di farsi promotore del nuovo corso. In Puglia, in Campania, in Lombardia, in Trentino, in Lazio, dappertutto, nelle regioni, in periferia, chissà perché la comunicazione funziona. C'è un rapporto diretto con le società, l'attività va avanti abbastanza bene, non riusciamo a livello federale a fare la stessa cosa. Vorremmo trasportare il modello di queste regioni che fanno bene, vorremmo portarle anche a livello federale. Dopo aver dimostrato con i fatti di poter e saper organizzare ed ospitare grandi eventi, dopo aver visto crescere interesse e numeri in tutta la regione, dopo aver vinto sfide impossibili solo da pensare, per la Campania è arrivato il momento di tornare nella cosiddetta stanza dei bottoni. Quelle in programma a Rimini non saranno delle semplici elezioni. A Rimini si giocherà il destino della nostra regione.